Esserci un tappo in questo caso per la squadra di Ramondino sul canestro. Teodor fino in fondo, ancora a spaccare la difesa. Oppure in questo caso qua si accorge, va a spalle a canestro, fa la voce grossa e va a mettere due punti. Si apre un po' di spazio davanti. Veramente bellissimi. La risposta di Venezia con Bramos che va con lo schiacciato a terra per Stefano Tonut, parte non verso la linea di fondo ma tornando quasi fuori, Armando però la mano alla perfezione di Jordan Teodor. Dentro con il taglio, alla fine Tonut decide di aspettare, blocco di Brooks, poi il pallone per Teodor, due palleggi, alla fine va! Tiro da tre. In campionato Watt consegnato e poi blocco per Michael Bramos. Teodor deve fare in fretta perché stanno scadendo i secondi, si prende la tripla senza nemmeno mettersi il ritmo dal palleggio e ovviamente la manda a Bersa. Break aperto di 9-0 per la Carpegna Prosciutto, prova a spezzarlo e a chiudere sostanzialmente Jordan Teodor, il quale ce la fa. Ha fatto quella finta di andare e poi il backdoor in virata, veramente l'importante è che siano arrivati due punti per Pesaro. Arresto e tiro di Jordan Teodor a proposito. Chi tiene vivo il palleggio è Jordan Teodor che si affida a Mazzola, si va nell'angolo proprio per nuovamente per Teodor, spaziato minuto e mezzo dall'inizio di questa gara 3 dei quarti di finale scudetto, il palleggio di Teodor che brucia qui tutta la difesa di... La voglia e la spensieratezza anche che può mettere in campo Tortona può fare la differenza qui dopo il tiro sbagliato, il rimbalzo conquistato da Sen. Poco poi di Watt proprio per favorire il suo capitano, 8 secondi per andare al tiro, ha costruito poco finora l'attacco di Venezia, paga però per tutti la... L'alley oop non ci arriva davvero per un soffio Tarik Jones, giocatore che ci ha abituati a voli pindarici sopra il ferro, invece ci arriva subito. L'ex giocatore di Milano già a 15 punti in partita, raddoppiato da Machiura, deve andare allora con un pallone un po' difficile per Brooks, 2 secondi per andare al tiro, va dietro, ti fa mettere il piede fuori. Non è serata finora da 3 punti per Machiura, corre Venezia e corre molto bene.